Un saluto a tutti da Carmela Crezzato e bentrovati all'ascolto di Radio Speranza. Oggi la nostra rubrica di approfondimento vi parlerà di cultura. E dal 2 al 23 maggio apre al pubblico la mostra World Press Photo 2014, allestita nella capitale presso Museo di Roma in Trastevere. L'esposizione è promossa da Roma Capitale, assessorato alla cultura, creatività e promozione artistica, sovrintendenza capitolina e beni culturali, in collaborazione con Contrasto e con la World Press Photo Foundation di Amsterdam e con l'organizzazione e servizi museali Progetto Cultura. Il premio è uno dei più importanti riconoscimenti nell'ambito del fotogiornalismo. Ogni anno, da 57 anni, una giuria formata da esperti internazionali è chiamata a esprimersi su migliaia di domande di partecipazione inviate da tutto il mondo alla World Press Photo Foundation di Amsterdam, da fotogiornalisti, agenzie, quotidiani e riviste. Nella cornice della corte agricola medievale di Giarocala, a Collecchio, Parma, a fianco del già esistente Museo del Pomodoro, nasce il Museo della Pasta, che va a completare il circuito dei musei del cibo della provincia di Parma, di cui fanno parte il Museo del Parmigiano Reggiano a Soragna, del vino a Sala a Baganza, del salame a Felino, del prosciutto e dei salumi a Langhirano. Il Museo della Pasta si articola in 10 sezioni espositive, partendo dal grano a cui è dedicata la prima, che illustra le sue caratteristiche e le modalità di coltivazione. Si passa poi alla seconda sezione, un focus sulla macinazione e sulle varie tipologie di mulino, con modelli e iconografia storica. Una sintetica sezione è poi dedicata al pane e ai prodotti da forno. La preparazione casalinga della pasta fresca nella quarta sezione viene raccontata attraverso piccoli attrezzi domestici, l'arte del mattarello e la varietà della più ricca collezione italiana di speronelle o rotelle da pasta. E un samba inedito di Mina sarà la sigla della Rai per le trasmissioni sui mondiali di calcio. La canzone si intitola La palla è rotonda ed è stata presentata il 12 maggio. L'operazione è frutto dell'amicizia tra Massimiliano Pani, figlio e produttore della cantante, e il direttore di Rai Sport, Mauro Mazza. E c'è anche una statuetta d'oro di Tutankhamon tra i 200 reperti archeologici rubati negli ultimi 3 anni in Egitto e recuperati negli ultimi mesi, in mostra al Museo Egizio al Cairo. Il lotto più recente comprende 10 oggetti trafugati dallo stesso Museo Egizio il 28 gennaio 2011. Tra gli altri tesori anche una statua raffigurante la figlia di Akhenaton e 40 gioielli d'oro rubati dal Museo di Malawi e Minia. Dopo la mostra tutti gli oggetti saranno restituiti ai loro musei originari. E ultimo giorno del Salone del Libro di Torino. La 27esima edizione passerà alla storia per la presenza del Vaticano come paese ospite. Punta al record di visitatori. Un traguardo ormai alla portata che sta facendo sorridere anche gli editori grandi e piccoli. Le vendite hanno fatto segnare un più 50% rispetto al 2013. Un successo che è quello della squadra organizzatrice della kermesse guidata da Rolando Picchioni ed Ernesto Ferrero. Molti, contemplando la piana di Giza, si saranno chiesti come sia stato possibile per gli antichi egizi trasportare nel deserto massi di pietra calcarea pesanti 2,5 tonnellate con le risorse tecnologiche dell'epoca. Ebbene, ora un team di scienziati olandesi potrebbe aver trovato una risposta, semplicemente bagnando la sabbia sulla quale venivano trainati colossali blocchi. Per portare le pietre dalla cava al sito di costruzione delle piramidi, gli egizi utilizzavano speciali traini, simili a slitte di legno, che facevano tirare dagli operai attraverso il deserto. Normalmente, durante una simile operazione, la sabbia asciutta davanti al carico si sarebbe accumulata, formando una cunetta sempre più alta e difficile da attraversare. Ed è qui che entra in gioco l'astuzia. Bagnando la sabbia davanti al traino si poteva evitare lo spiacevole effetto e diminuire l'attrito.
e la prossima estate svizzera sarà favolosa, almeno a detta di Bog, il gigantesco pupazzo di neve fatto di ovatta e imbottito di petardi che simboleggia l'inverno alla tradizionale festa delle corporazioni di Zurigo, ha impiegato 7 minuti e 23 secondi per esplodere, il che indicherebbe l'arrivo di un'estate calda e soleggiata. Secondo la tradizione, con più in fretta la testa del pupazzo si stacca e più l'estate sarà caratterizzata dal bel tempo. Peccato solo che questa previsione non sia granché attendibile. Lo scorso anno, infatti, il Bog è esploso dopo ben 35 minuti e 11 secondi, eppure l'estate è stata tutt'altro che brutta, mentre nel 2012 sono bastati 12 minuti e 7 secondi per l'esplosione, ma l'estate è stata decisamente piovosa. Soprattutto di cibo e in particolare di quello che si sta gustando. Lo fa il 28% degli italiani quando è con gli amici e il 29% quando è con i parenti a tavola. Subito dopo viene il lavoro, nel 27% dei casi, poi i figli, la loro educazione e la scuola. Altrimenti si parla di amici comuni e di parenti, anche se il farlo imbarazza il 19%. Il 22% parla di sé e di quello che fa e il 21% di sport. Lo ha rilevato la ricerca dell'istituto CRA per l'osservatorio Moretti, gli italiani? Kitchen People, così chiamata perché è il risultato anche che nel nostro paese si preferisce mangiare a casa, luogo ideale durante la settimana e nel weekend. Se pensate che le sculture di sabbia siano prerogativa dei bambini, è tempo di cambiare idea. Quelle che in questa settimana appaiono e con la stessa velocità scompaiono su alcune spiagge della Nuova Zelanda sono il risultato di una complessa sinergia tra tre artisti, adulti e capaci, che sulla sabbia disegnano illusioni tridimensionali, simili a quelle che i madonnari tracciano con i gessetti sull'asfalto. Il museo immaginario, non il classico concetto di spazio chiuso per ospitare statue e quadri e in cui il silenzio è d'obbligo, ma un luogo in cui concentrarsi, incontrarsi, scambiarsi esperienze e opinioni. E questo è il filo rosso che lega gli eventi che si svolgeranno dal 12 al 18 maggio in 50 città e che daranno vita alla prima edizione del Festival della Cultura Creativa. Un'iniziativa pensata dall'ABI, Associazione Bancaria Italiana, è rivolta ai giovani dai 6 ai 13 anni. In 66 location, a Milano e Roma per esempio, il festival avrà più spazi. I ragazzi troveranno laboratori e progetti culturali che ciascuna banca declinerà in modo proprio, ma attenendosi al tema del museo immaginario, alla creazione di un momento in cui far incontrare le idee dei figli, dei genitori, degli insegnanti, operatori culturali, della comunità, insomma di tutto il mondo imprenditoriale. E quanto possiamo sopportare il silenzio? Non più di tre quarti d'ora, se il silenzio è assoluto. Lo hanno stabilito gli esperti di una società statunitense che si occupa di acustica dei luoghi, per esempio per i teatri. Nella loro camera anecoica, che assorbe il 99,99% dei suoni, nessuno è riuscito a resistere più di 45 minuti, disorientato dalla mancanza dei riferimenti sonori che in genere usiamo quando ci muoviamo e angosciato dai rumori quali il gorgoglio del proprio stomaco, il respiro, il battito cardiaco che normalmente non si percepiscono. E con questo è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a domani, sempre alla stessa ora, intorno alle 12.03, dopo il GR Nazionale. Un saluto a tutti da Carmela Creziato.